Buonasera, buonasera, come avevo illustrato sul palinsesto, riprendiamo appunto questa trasmissione in diretta e con ospiti Vincenzo Iacovissi, del Partito Socialista, responsabile nazionale delle riforme istituzionali e presidente dei Giovani Socialisti, e Pierpaolo Segneri, che abbiamo qui a fianco, in questo studio un po' improvvisato qui da dove trasmetto abitualmente. Per una trasmissione che in qualche modo su Libri TV sentirei porla in continuità con un'intervista che abbiamo avuto, che Pierpaolo ci ha concesso in esclusiva, sulla storia della Rosa nel Pugno, che l'ha visto protagonista, diciamo, in tutto il dibattito, eccetera, e che avevamo diviso in tre tappe, anche scandite da tre sue fatiche editoriali, di cui questa è una, ma poi le inquadreremo meglio poi nel video che faremo. Il nuovo possibile, questa è l'ultima, 2008. Del 2008. Allora, e quindi abbiamo chiamato, e gentilmente Vincenzo Iacovissi ha consentito a fare appunto un dibattito su questa esperienza politica che è stata la Rosa nel Pugno, che è stata anche determinante da un punto di vista politico elettorale a suo tempo, per un discorso sul futuro, futuribile, immaginario, immaginifico, se possono presentarsi, se si possono vedere, intravedere delle possibili interazioni tra queste forze liberali, che sono i radicali, i socialisti e altre, magari frammentate in altri partiti, ne parliamo liberamente partendo appunto da questa appunto Rosa nel Pugno, che è peraltro un simbolo storico presente nella storia dell'Italia e non solo, se non sbaglio, di grande storia e anche di storia, diciamo, di valore, insomma. Ok, allora partiamo con Vincenzo, che sta in collegamento. Vincenzo, prima ne parlavamo, per accennare, prima appunto di entrare in collegamento e in diretta, di questa intervista a Pierpaolo Segneri, che Pierpaolo ci ha concesso, su questa storia della Rosa nel Pugno. Ecco, tu l'hai sentita, che ne pensi? Che ne pensi? Oh, innanzitutto io vi ringrazio, saluto gli spettatori, in particolare ringrazio te Gianni per l'invito e Pierpaolo, al quale mi lega un'amicizia che dura da anni e va oltre la politica. Ma io devo dire che l'intervista di Pierpaolo ricalca sostanzialmente quello che lui disse in un libro, che fu un libro profetico. Lui scrisse un libro ben prima che La Rosa nel Pugno come progetto politico si consolidasse. Eravamo, se non ricordo male, tra il 2004 e l'inizio del 2005, forse mi correggerà Pierpaolo, e fu un libro da un punto di vista politico profetico, perché lui avanzò una serie di proposte, sostanzialmente lanciando un'operazione politica che poi avrebbe caratterizzato tutto il dibattito nel 2005 e soprattutto nel 2006. Io da socialista partecipai con grande vigore a quell'esperienza politica e fui tra coloro che ritenevano giusto proseguire un'alleanza che comunque aveva dato degli ottimi frutti elettorali. Mi spiego meglio: dal punto di vista elettorale noi non riuscimmo a capitalizzare quanto di buono avevamo fatto in termini politici e programmatici. Dico solo due cose. La prima, si può dire che La Rosa nel Pugno, senza timor di smentita, è stata l'unica vera novità nel panorama politico italiano, almeno degli ultimi 10 anni, per non estendere il discorso anche ai 20 anni precedenti. In secondo luogo, il risultato per una lista creata con un'aggregazione tra due partiti e altre associazioni come la Federazione dei Giovani Socialisti, di cui io ancora oggi faccio parte, l'associazione Luca Coscioni, riuscì a ottenere un risultato più che dignitoso, sfiorando 1 milione di voti. E solo l'alta partecipazione elettorale che si riscontrò a quelle elezioni non determinò una percentuale più alta, che era quella che ci aspettavamo. Devo dire che poi La Rosa nel Pugno ebbe la capacità di intercettare il voto di opinione nelle città più importanti del paese, ad esempio Roma e Milano, se non vado errato, garantirono a questa formazione politica un risultato ben oltre le aspettative, perché venne percepita come un elemento di novità, soprattutto dai giovani. Quindi dico che Pierpaolo, come al solito, ha colto nel segno. Adesso ovviamente siamo in una stagione politica differente rispetto a quella di qualche anno fa, ma io ritengo che il progetto della Rosa nel Pugno sia ancora valido. Pierpaolo, a te.
Anzitutto anch'io saluto tutti i telespettatori, ringrazio Gianni Colacione e saluto con grande amicizia Vincenzo. Sì, il discorso è esattamente questo, con la mia caparbietà nella convinzione che quel progetto sia più attuale oggi di ieri, cioè che con il passare del tempo quello che era il progetto della Rosa nel Pugno, che purtroppo non si è trasformato in soggetto politico, ma come progetto politico è rimasto valido in tutti questi anni, con una forza che diciamo oggi può e potrebbe determinare veramente un cambiamento profondo, perché vediamo come l'attuale Partito Democratico, che poi è l'evoluzione o l'involuzione dell'Ulivo, infatti il Partito Democratico ha come simbolo l'Ulivo, ecco, quel progetto di quel Partito Democratico, il progetto dell'Ulivo è, diciamo, chiaramente finito, in forte crisi, e non so se il Partito Democratico sarà in grado di uscirne. L'unico progetto in campo oggi per un Partito Democratico, io preferisco chiamarlo per un partito riformatore, che in Italia non c'è, l'unico progetto veramente già nel dibattito politico è quello della Rosa nel Pugno. La Rosa nel Pugno è un progetto, il soggetto dovrà diventare il partito riformatore. Questo è quello che ho sempre sostenuto, poi nel libro Il Nuovo Possibile del 2008 faccio una disamina e un'analisi politica dove metto al centro di questo progetto il tema della giustizia, perché da quando nel biennio 92-94 c'è stato Tangentopoli, Mani Pulite e tutto quello che ne è seguito, il nodo della giustizia è diventato diciamo, l'elemento che ha connotato e caratterizzato tutti gli anni successivi, nel bene e nel male, e senza una riforma della giustizia, purtroppo impedita, diciamo, anche da una dicotomia tra la presenza di Silvio Berlusconi con i suoi processi e una parte della magistratura che sembra voler diciamo proporre un tipo di clima non certo di riformatore, ma conservatore rispetto al tema della giustizia. Ecco, la Rosa nel Pugno come ragione sociale, e questo lo dico già nel libro nel 2008, a quello della giustizia giusta, della riforma della giustizia in tutti i suoi aspetti. Tant'è vero che a un certo punto indicai il libro di Amartya Sen, L'idea di giustizia, come un libro fondamentale, secondo me, su cui si può costruire questo progetto. E oggi, con il fallimento del Partito Democratico, possiamo pensare, e io credo che sia così, che la cosa che si è interrotta nel 2008 con la caduta del governo Prodi in realtà abbia una forza dirompente nella situazione attuale e che possa rilanciare questo progetto che era liberale e socialista, e quindi un progetto politico di pensiero e azione, la rosa e il pugno, no? E quindi in questa dualità l'unità e la possibilità, appunto, laici, liberali, socialisti, radicali, di provocare veramente un'area riformatrice rispetto a un'area conservatrice trasversale che domina dentro il palazzo. È un progetto serio e al centro c'è la giustizia, la mala giustizia e tutto quello che ne deriva. Se insomma i presupposti sono questi, io credo che non domani, ma già oggi, questo dibattito sulla Rosa nel Pugno io già lo vedo e lo sento di forte impatto, è già presente. Per me non serve aspettare dei mesi, la Rosa nel Pugno già si è riaffacciata sulla scena politica. Un esempio, secondo me, può essere anche indicato dalla presenza dei socialisti oggi in Parlamento, con una componente guidata appunto dal segretario Nencini, che durante l'elezione del capo dello Stato indica Emma Bonino come candidata dei socialisti per il Quirinale. E quello è un segnale forte, fa capire
che c'è questa possibilità. E non dimentichiamo che la rosa nel pugno, pur avendo avuto nel 2006 questo risultato, diciamo, inferiore alle aspettative, è stata determinante per la vittoria del governo, della maggioranza che sosteneva Prodi, cioè ha creato comunque l'alternanza al governo del paese. Se non fosse stata la rosa nel pugno con quei voti, che appunto essendo di voti spesso d'opinione provenivano anche dalla parte avversa, senza quella presenza, senza diciamo il soggetto elettorale rosa nel pugno, anche nel 2006 avrebbe vinto Silvio Berlusconi, che infatti la differenza tra Berlusconi e Prodi era intorno ai 24-25 mila voti, e la rosa nel pugno catturò quel margine di voti che permise a Prodi di avere, anche se una maggioranza risicata, però l'alternanza al governo, e questo non bisogna dimenticarlo, cioè è stata determinante. Sì. Allora io intanto, prima di passare al resto, volevo chiedere alla regia, se mi segnalava sulla chat ai 10 minuti quanto mancava, così mi regolo. Allora io volevo leggervi in tema di dichiarazioni profetiche quanto scriveva Gianfranco Spadaccia di quel progetto. Quel progetto costituiva, queste sono sue parole, una risposta non solo difensiva alla vittoria della campagna delegittimante e astensionistica voluta dalla Chiesa contro il referendum sulla fecondazione assistita. In secondo luogo tentava di fornire uno sbocco politico, laico, socialista, liberale e radicale, capace di interagire o di essere alternativo al progetto di un partito democratico che si rinchiudeva nel perimetro del compromesso storico bonsai fra post-democristiani e post-comunisti, permeabile ai condizionamenti dell'estrema sinistra in tema di riforme liberali e di politica estera, e soggetto alle ipoteche teodem sulle questioni della bioetica, dei diritti civili e della laicità dello Stato. Allora, c'è tutto in qualche modo la previsione, in qualche modo, delle sorti di questo Partito Democratico, che oggi sono notizie, sono fatti che si svolgono, sono in evoluzione giorno per giorno. Sembra un partito che ormai non trova più un motivo di unione, e che probabilmente non lo ha trovato, i famosi defezioni dei 101 voti, quanti sono stati, un po' perché probabilmente si è troppo insistito in questo grosso partitone della sinistra, cosa che dall'89, quando è caduto il muro del Berlino, in tutti i paesi d'Europa sono spariti. Invece si è voluto insistere a proporre questo partitone mettendo insieme tutto il contrario di tutto, e poi alla fine i nodi sono venuti al pettine. E quindi per questo progetto, quanto è importante, diciamo, per questa idea di rosa nel pugno percorrerla, quanto è importante in qualche modo verificare cosa sarà di questo Partito Democratico? C'è una possibile interazione con quello, con qualche frangia che potrebbe staccarsi, o comunque secondo voi è un discorso completamente autonomo dalle persone che oggi incarnano il Partito Democratico? A te, Vincenzo. Sì, diciamo che le questioni sollevate sono molte. Io volevo rispondere a alcune cose dette da Pierpaolo, ma in questo momento mi concentro più sull'attualità e quindi sulle sorti del Partito Democratico. Io ovviamente, come tutti, osservo con attenzione le vicende del Partito Democratico, perché pur non avendo mai aderito a questo partito insieme alla comunità socialista, in quanto ritenevo e ritengo che fosse un progetto privo di una capacità, diciamo, di innovazione, ma fortemente ancorato al passato, ritengo però che il Partito Democratico oggi debba comunque rappresentare un elemento di interesse per coloro che guardano al centro-sinistra, e registro con favore la novità dell'ultima ora che, se confermata, vedrebbe domani l'elezione di Epifani alla guida del partito. Epifani, che ovviamente ha un profilo che a me sta particolarmente a cuore, perché viene dalla famiglia socialista, e che spero possa anche traghettare il partito verso una linea politica chiara. Quello che è stato, a mio giudizio e a nostro giudizio, il vizio di origine del Partito Democratico si può concretizzare nell'appunto formula efficace di compromesso storico bonsai, cioè la volontà di fondere delle tradizioni politiche diverse, dei gruppi dirigenti diversi, in un progetto politico che però stentasse ad assumere una sua identità precisa. Noi nel 2006 cercammo di contrapporre a questo progetto un'idea
assolutamente innovativa di laici, socialisti, liberali e radicali, un'idea che al di là delle etichette per le quali non dobbiamo appassionarci è ancora oggi in campo e della quale si sente la necessità. Registro tra l'altro che proprio la delegazione socialista in Parlamento guidata dal segretario Nencini si muove in questo senso attraverso degli atti concreti. Primo tra tutti è stato ricordato da Gianni il nostro convinto sostegno alla candidatura di Emma Bonino alla presidenza della Repubblica. Fummo tra i primi, penso la principale forza politica a sostegno di questa candidatura, e colgo l'occasione per formulare anche un personale augurio di buon lavoro e di congratulazioni a Emma Bonino come ministro degli esteri. Ho avuto la fortuna di conoscere Emma in occasione delle elezioni regionali del 2010, che mi videro candidato assieme a lei nell'Istino, in una campagna elettorale che fu folle sotto molti punti di vista, che purtroppo non ci consentì di arrivare a quel successo che Emma, ma soprattutto i cittadini della regione Lazio, avrebbero meritato. Adesso ovviamente si può ripartire con nuovo vigore, in quanto abbiamo una postazione importante che è ricoperta da una persona brillantissima e di grande autorevolezza che incarna un po' anche il progetto della Rosa nel Pugno. Abbiamo parlamentari socialisti molto motivati, preparati e determinati, e soprattutto c'è una possibilità di intavolare una collaborazione concreta, non solo con gli amici e compagni del Partito Radicale, ma con tutte quelle aree che oggi non trovano rappresentanza all'interno dei partiti del centro-sinistra e che invece vogliono puntare a un'innovazione vera. E per innovazione io intendo un qualcosa che forse lasciammo un po' in sospeso nel 2005-2006, cioè puntare l'accento sui nuovi diritti, i nuovi diritti di cittadinanza. Si è parlato oggi, è polemica quotidiana la questione dello ius soli, che ci vede in prima linea e credo veda come sostenitori anche gli amici radicali, i diritti dei coloro che hanno dei contratti di lavoro atipici. Abbiamo uno statuto dei lavoratori che non è più adatto alla configurazione del mercato del lavoro, perché garantisce solo gli ipergarantiti, ma non dà tutele a coloro che oggi sono nel mercato del lavoro in condizioni precarie e quindi fortemente instabili. L'obiettivo deve essere quello, ad esempio, di elaborare uno statuto del lavoro bis, una sorta di articolo 18 bis che tuteli un po' i lavoratori precari, che poi sono i lavoratori della nostra fascia d'età, cioè i giovani, giovanissimi, che riescono con difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro e quando vi entrano incontrano profonde difficoltà. Ecco, io penso che intorno a questi temi e agli altri temi che sono stati anche segnalati prima di me si possa costruire da subito una collaborazione. Da anni noi come Federazione dei Giovani Socialisti lo facciamo, ricordo che all'ultimo congresso nazionale ha partecipato il compagno Marco Pannella, ma insieme a Pierpaolo Segneri, insieme a altri dirigenti radicali, ci sono stati moltissimi punti di convergenza e di confronto. Spetta a noi il compito di proseguire, non essendo settari, ma guardando intorno a un mondo che ci circonda e che è in profonda evoluzione. Ecco, io in conclusione vedo un centrosinistra e un'area liberal-socialista in espansione, nella quale, se siamo capaci di porre al centro una nuova idea d'Italia basata appunto sui nuovi diritti e su un'attenzione al sociale diversa da quella che ha caratterizzato le politiche passate, ci può riportare a essere degli elementi di innovazione. Dico questo e mi taccio e do la parola, lascio la parola a voi. Abbiamo il dovere anche di provare a lanciare un'offerta politica nuova nel momento in cui i cittadini sono estremamente disorientati e hanno manifestato la loro insofferenza anche per le politiche di austerity in occasione delle ultime elezioni, votando dei movimenti di protesta che già adesso cominciano a manifestare le prime crepe. Se siamo bravi con i valori della sobrietà, della serietà e della preparazione, riusciremo, secondo me, a ritagliarci un nostro spazio politico nell'interesse della comunità dei socialisti e dei radicali, ma soprattutto nell'interesse dell'Italia. Volevo riprendere un attimo il discorso di Vincenzo Iacovissi e ricordare una cosa importante che potrebbe apparire secondaria, invece nel 2006 alle elezioni politiche la Rosa nel Pugno era presente sulla scheda elettorale, ovviamente come soggetto elettorale, con la speranza appunto di proseguire poi dopo il voto alla concretizzazione di un soggetto politico. È rimasto soggetto elettorale,
ma questa voglia di riprendere, di rilanciare questo progetto sta proprio nel fatto che La Rosa nel Pugno non ha avuto mai una bocciatura durante le elezioni, cioè a seguito delle elezioni, anche se nel 2006 il risultato non è stato a livello delle aspettative, comunque è stato determinante. E non c'è stata un'occasione in cui La Rosa nel Pugno si è presentata alle elezioni ricevendo una sonora bocciatura da parte degli elettori, cosa invece che non si può dire del Partito Democratico. Quindi la forza della Rosa nel Pugno sta anche nel fatto che non è stata bocciata dai cittadini e dagli elettori in un passaggio elettorale, ma è rimasta come possibilità, ecco il nuovo possibile, rispetto al vecchio probabile, come diceva Vincenzo Iacovissi, no? Il Partito Democratico nasce con dei vizi di forma iniziali che rivolte più verso il vecchio che verso il nuovo, diciamo tra ex DC e post PC, tenendo fuori dal progetto dell'Ulivo, così come portato avanti poi negli ultimi anni, le forze, ma non a livello soltanto organizzativo, ma proprio a livello elettorale, di elettori, forze appunto socialiste, laiche, repubblicane, radicali, completamente tenute fuori per mantenere questo asse ex DC e post PC. Anche la candidatura di Bersani, che è una figura comunque stimabile per tanti motivi, per anche una forza, diciamo, ideale che lo contraddistingue, beh, però Bersani è comunque un esponente dell'ex PC e l'impossibilità da parte del Partito Democratico di guardare avanti e di proporre invece una politica che ha una forza antica, non vecchia, che è viva nel presente e si proietta verso il futuro, e cioè quella appunto rappresentata dal progetto della Rosa nel Pugno, che ha attraversato il secolo scorso, ma essendo capace di guardare verso il futuro, cioè essendo protesa in avanti, dà comunque delle risposte o comunque pone delle domande di grandissima attualità. E la prima, secondo me, proprio a livello organizzativo, è anche cercare di affrontare il tema istituzionale e quindi delle riforme istituzionali, della legge elettorale e di tutto quello che ne consegue, ma anche di come funzionano i partiti al loro interno, cioè come si seleziona una classe dirigente. Com'è possibile che passi ormai come dinamica, diciamo maggioritaria, la probabilità che uno qualsiasi che passa per strada e che non ha avuto un percorso politico di formazione, di studio, di capacità anche amministrativa, magari nei consigli comunali, all'improvviso si ritrovi in Parlamento, come se uno che deve operarsi, invece di andare dal medico, pretende di essere operato da uno qualsiasi, uno che passa. E anche per la politica non è possibile che chiunque si ritrovi all'improvviso senza avere comunque fatto un percorso all'interno magari di un partito, di un movimento, di un'associazione che gli abbia dato gli strumenti per affrontare al meglio quella che è la guida del paese o della città o della circoscrizione. Ecco, come si seleziona la classe dirigente? Cosa hanno fatto i partiti attuali? Per cooptazione, cioè attraverso diciamo un metodo che premia i più fedeli, i gregari, i burocrati di partito che rispondono a logiche di apparato. È questo, è uno dei gravi errori del Partito Democratico, è stato proprio questo. Ecco, rilanciare proprio una forza politica capace di appassionare con metodi liberali, anche riconoscendo il merito e dando forza alle idee e non per dare forza a logiche che rispondono a correnti, a lotte di potere, al potere fino a se stesso, al potere per il potere. Ecco, penso che la politica, il termine politica è un termine positivo.
Questa antipolitica non piace, magari il potere fino a se stesso, il potere per il potere, le spartizioni, gli affarismi, la cupidigia, il cinismo, tutte queste cose hanno distrutto la politica. La politica è un'arte, è l'arte del nuovo possibile, è un concetto alto, nobile, che va conosciuto e frequentato, no? Che ormai i cittadini si schifano, quello è un politico, come se fosse un appestato. La politica è sempre stata diciamo, l'elemento che connota la società nel senso migliore. In Parlamento dovrebbe esserci non lo specchio della società, dovrebbe esserci le persone che meglio rappresentano la società per le sue qualità, le sue attitudini, le sue capacità, non per logiche magari di, diciamo, di bottega o di becera spartizione anche dei posti. Ecco, se la politica non ritrova la sua forza, e la rosa nel pugno ha questo mandato, beh, è difficile che riusciamo, perché qui poi se metti a guidare il paese persone che purtroppo sono improvvisate, poi se andiamo a sbattere mi pare che la situazione sia inevitabile. Allora, siamo in chiusura. Io vedendo il programma politico da Rosa nel Pugno, vorrei chiudere con l'auspicio di, perché l'auspicio di un discorso, perché vedendo alcuni punti di questo programma politico, tra cui scusate, i Pax e quindi le coppie di fatto, le unioni, i matrimoni omosessuali, il divorzio breve, l'eutanasia, la droga, la liberalizzazione, l'amnistia, quasi 10 anni fa si parlava di queste cose, oggi sono ancora attualissime e peraltro alcune oggetto di referendum da parte dei radicali. Allora io chiedo, con delle battute proprio stringatissime perché siamo in chiusura, a Vincenzo e a Pierpaolo: secondo voi, se è possibile, sulla base di questo programma di allora, che è stato ampiamente inattuato purtroppo, porre le basi per un diciamo nucleo di aggregazione riformatore, liberale, socialista, radicale, antiproibizionista, insomma liberale, penso che possa essere esaustivo. A te, Vincenzo. Sì, Gianni, tra l'altro tu hai ricordato uno dei punti essenziali di quel programma che ancora oggi purtroppo non vede attuazione. Parliamo, oggi le chiamano unioni civili e all'epoca le chiamavamo i patti civili di solidarietà, ma la sostanza è la stessa. Qui si tratta di dare dignità giuridica a un mondo che in Italia ormai rappresenta milioni di giovani coppie che decidono di unirsi in un vincolo che non sfocia necessariamente del matrimonio, ma che non ricevono alcuna forma di tutela. Devo dire che oltre al tema dei Pax, al tema dello Ius Soli, ai temi che hai citato tu, vi è la necessità oggi, come dicevo poc'anzi, di porre l'accento sul un concetto di nuovo diritto al lavoro e nuovo diritto del lavoro per le nuove generazioni, perché è l'unico strumento che ci consente di uscire dalla crisi e di evitare quei populismi a cui faceva segno anche Pierpaolo. Posso dire in una battuta che da parte nostra, parlo per me, ma ovviamente sono certo anche in questo di intercettare la volontà di molti compagni socialisti, i temi che sono stati citati sono dei temi di battaglia comune, un terreno di battaglia comune che ci vedranno impegnati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questo è un viatico fondamentale per la democrazia, uno snodo cruciale. Le riforme istituzionali a cui si è fatto cenno speriamo possano veramente, dopo 30 anni di dibattiti approdati nel nulla, arrivare invece a una loro consacrazione. Bisogna sciogliere alcuni nodi fondamentali, io metterei al primo punto la legge elettorale, una legge seria che attui l'articolo 49 della Costituzione sui partiti, garantendo finalmente democraticità interna e trasparenza ai partiti stessi. Solo così possiamo sconfiggere l'antipolitica. Sono convinto e speranzoso che possiamo fare un pezzo di strada insieme, un nuovo pezzo di strada insieme con i compagni radicali e con tutte le altre forze che vorranno sostenere questa iniziativa per regalare all'Italia un mondo, diciamo, se non migliore nella definizione del mulino bianco, almeno un mondo nel quale la convivenza tra le persone sia più civile. Riprendo questo ultimo concetto di Vincenzo dicendo che effettivamente negli ultimi tempi diciamo, ha dominato troppo l'egoismo, quindi nel senso più becero. Ecco, questi referendum sicuramente sono importanti per mettere in movimento un percorso
che essendo un percorso in cammino non è statico, non è fermo e ha bisogno di questo moto. E sicuramente questi temi referendari favoriscono il cammino, però l'elemento determinante sarà coinvolgere al di là degli egoismi le persone a partecipare per cominciare ad accorgersi ciascuno dell'altro, cioè basando il proprio percorso politico sull'alterità, cioè sull'ascolto dell'altra persona, sulla possibilità che aiutare l'altra persona diventi anche un gesto naturale, perché la politica è questo, cioè la politica è la possibilità di ciascuno di poter esprimere al meglio se stesso per fare in modo che la propria libertà non sconfini e non travalichi la libertà dell'altro. E in questo rispetto reciproco, in questa reciprocità, c'è anche poi il seme della rosa nel pugno. Qualcuno poi la chiama solidarietà, altri usano il termine diverso, ma io lo chiamo proprio di reciprocità, che è un gusto particolare che anche nella lotta, lo stesso Luigi Naudi parlava della bellezza della lotta, ma la bellezza della lotta sta nella bellezza. Tutti si concentrano sul conflitto, che pure c'è, lo scontro, l'incontro, il dialogo, il contraddittorio fondamentale, ma nella bellezza, cioè in questa capacità di non essere contro, ma di proporre, di essere forza propulsiva e proponente, in maniera tale che non si debba soltanto provocare macerie, come succede oggi, macerie istituzionali, democrazia e di libertà, ma costruire ponti, costruire, edificare possibilità per tutti, a cominciare da lì. Bene, questi sono un augurio di Pierpaolo, ambiziosissimo, soprattutto nella temperie italiana che sembra veramente refrattaria a certo tipo di considerazioni, speriamo che si realizzino senz'altro, e siamo in chiusura. Io non mi resta altro a me di ringraziare Vincenzo Iacovisti di aver partecipato a questa trasmissione. Speriamo, ovviamente quanto prima metteremo il video che vi chiedo di far girare e di rendere diciamo più possibile accessibile sul web, e se poi ci sarà interesse e verrà se ci sarà appunto il riscontro, potremo fare anche altre puntate, magari anche con altri ospiti, e quindi insomma ci sarà possibile, e poi sì, senz'altro leggerò il libro. Grazie ancora a Vincenzo Iacovisti, grazie ancora a Pierpaolo Segneri, restituisco la linea alla regia, grazie ancora, buonasera. Buonasera.